Torino è riuscito a qualificarsi per gli ottavi di finale della Coppa UEFA. Nel pomeriggio a Magdeburgo i Granata hanno conservato il vantaggio conquistato all'andata contro i temibili tedeschi dell'est. Il Magdeburgo infatti, pur vincendo per 1-0 grazie a questa rete messa a segno da Thiel al 25esimo del primo tempo, è stato eliminato dalla Coppa UEFA avendo perso per 3-1 al Comunale di Torino. La squadra di Rabitti si è trovata spesso a disagio contro i quotati avversari, ma ha saputo far fronte superando così i momenti più difficili. A 2 minuti dall'intervallo, anzi, il Torino ha sfiorato il gol del pareggio con Zaccarelli. Nella ripresa la gara non ha mutato fisionomia, con il Magdeburgo proiettato alla ricerca del secondo gol che gli avrebbe consentito il passaggio del turno grazie alla differenza reti, e il Torino sempre attento e diligente nei suoi attacchi in contropiede. Tra i Granata si è messo particolarmente in luce D'Amico, protagonista di una partita puntigliosa. Bene si è comportato anche da Nova, che dopo un mese di assenza ha concesso pochissimo a Streck, centravanti della nazionale. Al di sotto delle previsioni invece il protagonista di Italia-Danimarca, Ciccio Graziani, assieme al giovane Scosa, che era stato il migliore del Torino nella partita d'andata. Del Magdeburgo poco da dire, tanta foga, tanta potenza, solido gioco insomma, confortato però da poca fantasia.